Allora, oggi è una bella giornata, non solo perché l'Immacolata, perché grazie al WWF, ecco, questo pino è stato salvato. E a parte il pino, il verde, l'ambiente, la bellezza, abbiamo qui Attilio Spiezia che ci vuole parlare di una proposta per la penisola. Cosa ci dice Attilio? Allora, la mia proposta è questa. Visto il clima internazionale che si sta respirando, a me piacerebbe moltissimo lanciare un'idea, cioè tutta la penisola sorrentina è vista come un grande parco, come una grande cassa di risonanza affinché l'ambiente sia salvaguardato. E per cui sto contattando alcuni assessori di alcuni comuni perché si possa fare un discorso insieme, un discorso comune, perché da soli non andiamo da nessuna parte. C'è uno di questi comuni che sta rispondendo, è Sant'Agnello, lo possiamo dire. Sant'Agnello, ieri mi sono visto con un assessore di Massa Lubrense, sto contattando il comune di Piano, proprio perché si possa fare un discorso di insieme. Mettere insieme tutto, già il territorio, abbiamo in parte il parco dei Montelattari, il parco di Selva Punta Campanella, dobbiamo fare qualcosa. Ecco, noi di Positiva News condividiamo benissimo questa idea, chiediamo una specie di protocollo di Kyoto, diciamo, della penisola sorrentina, invitiamo i sindaci a sedersi a un tavolo e prendersi degli impegni. Sei d'accordo con noi, Attilio? Ma assolutamente d'accordo, questo è il mio intento, che la penisola sorrentina sia vista come un grande parco dove salvaguardare l'ambiente, gli alberi, la fauna, e fare un discorso insieme, cioè promuovere un discorso dove si possa escludere glifosato, sostanze chimiche di sintesi, la plastica. Quindi condividiamo in toto: no waste, plastic free, no glicosato, e soprattutto cerchiamo di proteggere l'ambiente, la bellezza, che è anche la base anche della nostra economia, del turismo, se proprio lo vogliamo mettere così, a parte che serve a salvare la vita del nostro territorio. Assolutamente sì, proprio per richiamare in zona. Ecco, per vedere un discorso anche estremamente pratico, per attirare in zona anche un turismo responsabile, ecosostenibile, e per cui impegnare i sindaci in un'opera proprio di trasformazione, anche se lenta, ma trasformazione, perché i tempi purtroppo, visto quello che abbiamo combinato nel pianeta, sono molto stretti. Da reportage internazionali abbiamo addirittura 12 anni di tempo e non possiamo aspettare il dodicesimo anno. Dobbiamo, ma già oggi subito, abbiamo visto i dati dell'ambiente, i dati dell'aria qui alla Siesta, proprio qua dietro, che ci sono livelli talmente elevati da tumore, esatto, quindi esatto. Oggi esatto. Già è gravissima la situazione. Possiamo giusto un po' che non condividere questa cosa, va nella nostra linea che stiamo portando avanti da anni, e speriamo che si vada avanti in questo, e poi intervenire nelle scuole, ma con corsi non solo per le scuole, anche per gli adulti, a tutti i livelli, formazione e soprattutto consapevolezza del territorio. Grazie a te. Grazie a voi.